Buonasera ragazzi, andiamo avanti con la saga della bambola assassina. Questo qui è Chill Child's Play 2 del 90, 84 minuti, in Italia la bambola assassina 2. Allora, per tagliare fuori certi personaggi del primo film si sono inventati che praticamente la madre di lui era pazza, i poliziotti tipo li hanno pagati per fare in modo che non dicessero niente. Poi la fabbrica della bambola ha ritrovato la bambola, l'ha ripulita e gli ha messo un nuovo chip e tutto, da lì nuovi casini e tutto. E la nostra cara Chucky va alla ricerca di questo bambino che dove vuole fare questo transfer del suo corpo all'interno del bambino, perché sennò rimarrebbe definitivamente dentro la bambola. Troviamo nuovi protagonisti, la produzione è sempre Don Mancini, regia di John Lafia, produzione, soggetto produzione Don Mancini. Stavo andando a vedere, ecco, Christine Elise, diciamo, è la protagonista di questo film qua, di questa Bambola Assassina 2. È lei, Christine Elise, diciamo, è la principale, diciamo, protagonista, la sorella, diciamo, la sorellastra del bambino. Questo bambino che comunque viene affidato a dei genitori, insomma, adottivi, provvisori. Il nostro Chucky lo ritroverà e gli darà la caccia come ha fatto insomma, nel primo. Anche in questo c'è un po' di attesa fino ad arrivare all'esplosione veramente di Chucky. È per molto tempo ambientato nella fabbrica di bambole e nel senso cercano di copiare un po' le cose fatte nel primo film. Però questo film qua comincia a perdere un po' più di mordente rispetto al primo film, forse perché non è per la novità o tutto, non lo so. Comunque la bambola è veramente fatta sempre bene, animata sempre benissimo, contando che non c'è per niente CGI, è un gran bell'animatronics che nel senso fa parte della storia del cinema. E niente, c'è molta azione, ci sono molti colpi di scena, soprattutto quando sono all'interno della, come ho detto prima, della fabbrica. Un gran bel finale che comunque non poteva essere sia conclusivo, ma potrebbe essere anche aperto, perché comunque in questi casi qua si sa benissimo che il protagonista è difficile che muoia, il cattivo, il principale. Nel senso, un buon sequel, non bello come il primo, inferiore al primo, ma comunque abbastanza all'altezza, nel senso il livello è rimasto abbastanza su questo genere qua. Ora poi andiamo avanti con la Bambola 63, vedremo un attimo come sono i livelli. Fino ad arrivare poi a quelle assurdità di quelli dopo, che comunque so che saranno inferiori. Se poi riuscirò a vedere la bambola assassina nuova a breve, arriverà una recensione anche di quello. Comunque, se volete andare avanti con la saga della bambola assassina, vi consiglio di guardarlo. Non c'è niente di. Non vedrete di certo un film brutto. Vedete un film sui livelli del primo, leggermente inferiore, ma per niente da. Cioè, non da dimenticare. Un film che ci può stare, un sequel ancora coerente con l'originale. E niente ragazzi, io vi saluto in questa serata piena di recensioni live reaction. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima sessione. Movie Maker per voi. Buonanotte di nuovo. Ciao!